Claudio Agrelli, pubblicitario. Dottore, allora, ci illustra un po' l'evento di stasera, di che cosa si tratta, su che basi è nato? Allora, questa sera i giovani imprenditori di Napoli si incontrano all'insegna del lobby del gusto, lobby inteso sia come gruppo sinergico sia come passione, lobby nel senso appunto inglese del termine. Questo perché la passione e il fattore sinergico sono poi determinanti nei successi che sta avendo il gruppo capitanato da Andrea Bacharach in questi ultimi mesi. Proprio perché è un esempio, crediamo, a Napoli di vera coesione. Che cos'è che manca a Napoli? Proprio il fare sinergia molto spesso tra le imprese, ma più in generale anche nella città sociale, per cui ecco, noi in questo modo vogliamo attirare altri giovani come noi a non fuggire verso altri lidi, ma a rimanere qui, a intraprendere, proprio perché esiste a Napoli un circuito sano dell'imprenditoria e una forza giovane che ha voglia di sfidare non solo la Campania ma tutto il mondo. Quindi lei mi ha servito un assist. La fuga di cervelli è un problema che sappiamo bene, i cervelli di forze che in Italia c'è da sempre. In che modo bisogna cercare di trattenere qui da noi, diciamo, i ragazzi che oramai, come possiamo vedere anche stasera, si affacciano in tutti i rami, in tutti i settori? Beh, innanzitutto facendo conoscere a chi non conosce appunto questo tessuto sano della nostra economia tutte le virtù imprenditoriali che risiedono nel territorio, che attenzione non vuol dire solo eccellenze e quindi grandi marchi che più o meno tutti sentiamo sui giornali, ma un tessuto di piccole e medie imprese che fanno il loro lavoro dalla mattina alla sera nel silenzio probabilmente dei grandi media, ma che creano occupazione, creano benessere, e da queste imprese che noi vogliamo lanciare lo spunto per ripartire anche proprio come giovani, ripartire e non partire verso altri lidi, ripartire da questo concetto, quindi come dicevo la conoscenza ma anche la voglia di intraprendere. In altre regioni, probabilmente in altre nazioni, troveremo dei mercati anche un po' saturi verso alcuni punti di vista, invece qui in Campania c'è tanto da fare, è un'ottima regione per investire secondo noi.